Luigi Strangis si sta godendo le prime ore da vincitore di Amici di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 ha dato un poderoso scossone, naturalmente in positivo, alla sua vita. A 20 anni si è ritrovato dall'essere il signor nessuno a essere osservato da milioni di persone, ma soprattutto dall'essere un musicista dilettante all'esserne uno professionista. Ed ora comincia il bello. Palchi, concerti, album, fan e tutto ciò che sta dietro alla carriera di un cantante. La sfida, come per tutti coloro che trionfano in un talent, è quella di far sì che l'onda del successo non sia effimera e che duri. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane talento ha spiegato come sta vivendo il turbine di emozioni da cui è stato investito. Soprattutto è cambiata la consapevolezza di me stesso. Ho fatto una crescita personale e anche musicale. Ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile, ha subito sottolineato il giovane che, come già fatto in puntata, non si è scordato di ringraziare in primis mamma e papà che, a dette sempre sua, hanno avuto il merito di tenerlo sempre con me. Non sono di quelli che mi riempiono di complimenti e non hanno mai dimenticato di dirmi le cose che non andavano aggiunto. Però, allo stesso tempo mi hanno spronato. Sono stati loro a dirmi di partecipare ad Amici. A dire il vero me lo dicevano da anni. Fino a un anno fa, Luigi ha però titubato. Motivo? Confida che non si sentiva del tutto pronto. Ma poi è scattato il desiderio di fare un passo in più, di tentare, di osare. Alla fine si è rivelata la scelta giusta. All'inizio non sapevo dove sarei arrivato. Sono un tipo che si deve ambientare un po'. Non pensavo certo alla vittoria, ma lavoravo solo per me stesso e per chi mi ascoltava. Quando gli si chiede chi ammiri in particolare degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, snocciola tre nomi importanti. Irama mi piaceva molto, da sempre, e anche San Giovanni. Poi Alessandra Amoroso. Vedevo che c'era qualcosa di diverso. Madame ha commentato con un cuore il suo ultimo post su Instagram. Che sensazione prova Strangis innanzi al fatto che dei big della musica vogliano interagire con lui? Non me l'aspettavo e quando l'ho visto ero contentissimo. Il supporto tra artisti è bellissimo. Ma poi seguivo Madame già da prima. Non la conosco personalmente, ma spero di incontrarla presto. Thank you.